Convegno di oggi, come spesso avviene nell'ambito di questo dipartimento, è un convegno di estrema attualità, perché è certamente un convegno giuridico in cui i problemi di diritto sono enormi e saranno analizzati con estrema cura, data anche l'autorevolezza dei relatori, ma nello stesso tempo è un convegno che ha ovviamente uno sfondo politico, storico di grande attualità anch'esso. Il tema della secessione è un tema che, come tutti noi ben sappiamo, è un tema molto attuale, soprattutto direi ahimè proprio nell'Europa, nell'Europa che da un lato cerca di unirsi, ma dall'altra parte anche ci sono tendenze, per dir così, che tendono a operare diaspore in varie regioni e alcuni movimenti sono presenti anche nella nostra Italia. Mi fa molto piacere che questo convegno sia dedicato al professore Galati. Vedendo in questo senso l'esperienza inglese, l'esperienza polacca, ma lo stesso modo di declinare la supremazia americana di Trump, quindi complessivamente ispira un vento di nazionalismo che mi sembra l'altra faccia dei timori per gli effetti della globalizzazione. Guarda, il nostro paese, io relazionerò domani e sarò proprio nella sessione dedicata a questi moti secessionisti, anche se poi insomma, secondo me il fenomeno andrebbe un po' ridimensionato, che hanno interessato recentemente il Veneto, la Lombardia, ma anche l'Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e di recentissimo apprendo anche la Campania, che addirittura vorrebbe rientrare in questa diciamo temperie di richiesta di differenziazione regionale, ecco. Diciamo i personalismi che si riacuiscono, queste richieste di sovranità statale che in qualche modo riemergono dopo periodi in cui sembravano sopiti, fanno un po' preoccupare, soprattutto perché questo proviene da regioni o interne o da stati membri interni di sistemi autonomici regionali e federali che sono economicamente molto forti. Una sperequazione che colpisce questi paesi dal punto di vista finanziario, quindi è chiaro che i sistemi tradizionalmente asimmetrici sono quei sistemi nei quali alcune regioni, mi riferisco alla Catalogna, ma questo succede dappertutto anche in Italia, sono quelle economicamente più forti che richiedono una contrattazione singolare con lo Stato centrale e che non vogliono essere sottoposti a criteri di redistribuzione finanziaria centralizzata.